ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xyuder. Io sono la Fanny. E intanto ragazzi, orco giù da nuovo tutto. El Batus Cos, buona domenica epica a tutti. Hai scelto le carte Neo Shop? Cioè, nel senso, hai preso la carta epica? No, ancora no. Principalmente perché oggi è sabato, quindi forse per quello non l'ha ancora fatto. No, ragazzi. Perché i nostri clan hanno finito, i miei oggi, primo pomeriggio. I miei ieri addirittura, abbiamo finito i bauli del clan. E come ogni domenica che si rispetti, ragazzi, non possiamo non fargli il video del chest opening. Porca di quella porca. Cosa di sugoso nel baule del clan. È vero ragazzi, quindi scrivetecelo qui sotto. No, devi dirgli qui sotto, qui va scritto sotto, qui sotto, scrivetemelo qua. No, no, là sotto scrivo solo io. Qui sotto scrivete anche voi. Intanto apriamo un argentino 70, di velocità. Sì. Tuoi bombardini. Allora, che io trovo le carte, mi dica, che servono a te, tu trovi quelle che servono. Vigliacca, hai trovato anche la carta di credito? Sai come mi serve quella? Quella no. Serve anche a me. Andiamo a farci una bella partitella, ragazzi, per scaldare i polpastrelli prima di andare ad aprirlo. JLP di Catalogna. Per subito cattivissimo con un barile, sono costretto a palla a fuocarlo. E non avevo nulla per fermarlo con velocità. Sono stato obbligato a una palla di fuoco, ragazzi, per il suo barile. Tra l'altro non mi sta girando bene questo deck. Comunque, te lo lascio commentare a te, vai. Vai, mettiamo gli arcieri. Lui ha messo la Tesla, giusto? Lui ha giocato la... Non dire giusto, che non siamo professionali. Se non sai, non ti ricordi i nomi delle carte. No, quella perché se no mi cazzi. Mettiamo lo spiritello. Quella Tesla lì non lo so. Attenzione. Attenzione, credere, viene girato, sì. Viene girato e buona la zappetta. Ne tira una, molto good. Aspettiamo. Con calma. Sgherri lì. Come mai hai messo i miei sgherrini? Perché gli sgherrini sono troppo OP. Bravo. Molto bravo lui. Abbastanza veloce. Però con gli arcieri riusciamo a counterare bene anche il suo ingresso. E qua lui avrà la Tesla. Esattamente. Vai. O Grader di nuovo, Tesla per lui, vediamo se riusciamo a evitarla. Non la evitiamo, bravissimo a giocare il cavaliere. Eh sì, Tesla al 12 countera perfettamente lo Grader. Lui è già pronto, è già pronto con la ripartenza. Io qua andrei semplicemente a zappare. Aspettiamo il suo barile, dovrebbe arrivare fra un istante. Non arriva il barrel. 2518, 2760, non lo so. Devo calare il pecca, ragazzi. Devo calare il pecca, se no altrimenti non funziona bene la storia. Non l'ha buttato, adesso lo butta. Lo so, lo butta e io sbaglio a giocarlo, quindi cattivissimo. No, inutile continuare a girarla così, ragazzi. Non c'è soluzione a questo enigma. Lui gioca con il barile, gioca con la lui princess. Fa la stessa cosa, lui ti continua a mettere giù la testa. Ho notato. Allora vediamo se io metto giù il pecca, cosa succede. Vediamo un pochettino che idea lui ha, la gang. Ricordarsi anche che vediamo cosa c'ha in mente di fare. Cavaliere da dietro. Quindi coppia di arcieri sulla torre più debole per andare eventualmente a proteggere qua. No. Il rocket. Va bene, non c'è problema, ragazzi. Non c'è problema, aspettiamo sempre il suo barrel. Ma è bravo a giocare questo qui, eh. Questo mi frega bene. Attenzione. Tira una legnata, bene che gli tira una legnata alla Tesla. Ci può provare di nuovo lo Grider. Non ce la fa. Un'altra volta sì. Sì, è irraggiungibile. Ok, era ovvio che lui giocasse così, ma qua ho girato bene io. Andiamo a togliere. Certo che ce l'ho. Andiamo a toglierla bene, ragazzi. Qua lui ripartirà con la Tesla. No, è ovvio. Che deck infame. Tentiamo così, ragazzi. Beh, lo spirito del ghiaccio. Fai grandi danni, ragazzi. Attenzione, ci potrebbe stare una ripartenza. Non esagero, perché lui adesso ripartirà sicuramente con il barrel. Ed infatti è barile. Andiamo a zapparlo nuovamente. Via la princess. Ancora, guardate come non riesco a far girare il deck, ragazzi, non ci credo. No, non ce la fa, tiramelo giù a rocket, non credo che ce la faccia. Missa una Tesla, però va bene, questo mi serviva solo per andare al pareggio. Ancora davanti il peccone, era ovvio che lui lo giocasse così. Pecca, girati, perfetto, andiamo a fermare. 5:54, ragazzi. Se mi tira un rocket vince? No, dici di sì. Adesso vince. No, vince col prossimo rocket. Vince, esatto. E va a vincere con il rocket, ragazzi. Quanto sto facendo fatica a far girare in questo frangente i deck. Come vedete, mi
schiaffeggio da solo perché perdo contro i livelli 11, una cosa veramente oscena da vedere. Speriamo non sia osceno da vedere, però ragazzi, non lo posso vedere io, però non lo posso vedere io, però il deck così, ragazzi, non lo, eppure girava, perché non sta girando? Perché non sta girando? Sì, apriamo il baule. Dio, sto baule. Vorrei trovare un sacco di soldi. 1620 di gold, 7 skip, 4 goblin cerbottanieri. Non ho nessuna carta particolare che mi interessa inserire. 6 fornaci, vediamo un pochettino cosa c'è. 7 torri inferno, non mi arrabbio neanche perché non mi interessano. 10 mega stronzi, 117 barbari. Questi invece mi interessano un po' di più. Niente leggendaria. 124 cavalli, il pecca? No, 2 tornado, ragazzi, niente da fare per il primo baule. Ovviamente, nulla di bello. Direi di passare però a quello della Pamina. Swish! Ed eccoci qua, ragazzi, nel profilo della Pamina. 4.000, non hai ancora fatto una partita, porca miseria, porca. Anche voi, baule del clan completato. Andiamo a dare un'occhiata al deckino. Cioè, hai 98.300 e non stai potenziando la Fireball. Ma me ne mancano, devo 1.700, arrivare... giusto. Andiamo a farci una bella partita. C'ha un deck che è spasmodico. La Pami... Siamo wow! Contro Hidan dell'Olio di Palma. Ma che clan è Olio di Palma? Cos'è? Salutiamo gli Olio di Palma. Ciao, ragazzi, ciao. Olio di Palma. Dai. Allora, apriamo con una streghetta da dietro. Vediamo un po' che cosa fa strega al 7 per la Pami. Cioè, ragazzi, wow! Bombardino, tirami la Fireball sulla strega. Niente Fireball sulla strega. Qua partiamo noi, ragazzi. Partiamo noi. La streghetta. Ai. Lui c'ha invece. Un bel gigante, ma accompagna con gli sgherri. Ah, che sgherri che c'ha il boia dietro. Che sgherri. Sì, ma gli sgherrini non li puoi giocare col boia che tira i colpi da boia. Porco boia. Allora, attenzione un attimo. Io andrei a pulire semplicemente. Andiamo a pulire così, evitiamo qualsiasi problema. Vediamo qual è il suo contrattacco. Secondo te questo gioca con... Ah, c'è lo Grider. Questo gioca con lo Grider. Quindi farei così. Così, prot. Attenzione un attimo. Ah, c'è bombardino P, ragazzi. Ma guarda il tuo bombardino P, siamo già a 1200. Perché è un deck di Merzia, semplicemente. Io te lo dico in ogni like che il tuo deck non mi piace, non lo riesco a giocare. Tu continui ostinatamente. Non riesco a giocare neanche il tuo. Questo è vero. Andiamo col Giant sotto, ragazzi. Vediamo un pochettino partendo da dietro con un già. Questo c'ha pure boia e Vortex. Quindi il Vortex è infame. Il Vortex è molto infame. Dovremmo cercare di spingere adesso sulla destra. Eventualmente non dare la possibilità al boia. Vai. Strega Sgherri, lui c'ha il Vortex. Ricordiamoci del suo Vortex. Dovrebbe tirarlo adesso. Lo tira. E come se lo tira, andiamo a spingere anche con la strega notturna, ragazzi. Benissimo così. Potrebbe essere interessante la giocata, ragazzi. Potrebbe essere molto interessante. Fireball per lui. Il tuo Giant, super cattivo, ragazzi. Ha fatto un disastro di là, ha fatto. Prepariamo subito per l'attacco dello Grider. Non dovrebbe tardare ad arrivare. Dovrebbe piazzarlo. Non lo tira, andiamo solo a congelare. Io riparto col boia, salviamo un bombardino, cioè riparto con il Giant. Ok, strega è pronta. Ah, ma la torre è 98 lui. Quindi proprio andiamo a zappare. Attenzione, giù la tower. Molto good. Attenzione, mi sto un po' ricredendo sul tuo Mega Giant all'11. Andiamo a fermare un attimo di qua di nuovo il suo Ogrider. Wow, mi manca gli sgherri. Eccezionale questa lisciata degli sgherrini. 218, partiamo di qua perché credo che sia abbastanza già fatta la torre tua. Spiritello del ghiaccio, una zap. Ah, spirito, questo c'ha lo spiritino al 13, c'ha 17 secondi alla fine con una Fireball. Lui è praticamente... Sì, ce l'ha. Praticamente a posto, infatti va a tirare la Fireball. Qua giocati male questi sgherri. Invece forse interessante. Giant centrale non ce lo può più spostare, ragazzi. Si salva la strega. Pronto anche il bombardino. Serve una zap subito. Eccezionale la zap. Si riparte. Attenzione. Bombardino OP. Che potenza! Prego, tutto tuo il baule. Andiamo a portarci a casa una mega partitozza. Prego, tutto tuo. Come direbbe Giallo, lui giocava con lo Grider, quindi è ovvio che perdeva.
Allora, vediamo un pochettino cosa ci regala. Allora, 1620 di gold. Trovo il 1976. Una moschettiere. Molto interessante. Un rocket. Ah! 5 Valkyrie. Valkyrie non ti serve. 20 Oglider. 639 barbari. Ma dai! E trova la leggendaria, incredibile! Guardi! Se fosse una stronza notturna, cioè saresti veramente la persona più sculata di Clash Royale. Assieme. Vai. Vai. Il cimitero. C'è un bel like solo per la leggendaria, ragazzi. Super like, ragazzi, per la leggendaria. E guardate il baule del clan della Pami. 20 suini, la cimitero e altra roba interessante. Beh, direi, ragazzi, che per oggi il video è veramente qui. Apri l'argentino, dagli storia, tronca la leggendaria nell'argentino. 78 di gold. Un estrattore e 13 pipistrelli, ragazzi. Bene, ragazzi, direi che il video può finire qua. Mi raccomando, mettete sempre un sacco di like, ragazzi, mi raccomando. Il video e attivare sempre la campanella. La campanella, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!